Il 15 luglio del 1982 il vicequestore Antonio Amaturo venne ucciso dalle Brigate Rosse sotto casa sua in piazza Nicola More insieme all'agente Pasquale Paola. I mandanti veri dell'omicidio di Amaturo non sono mai stati identificati con chiarezza. Stamattina il sindaco, il questore, il prefetto e il vicepresidente della regione hanno deposto una corona di alloro ai piedi della lapide che ricorda il tragico evento di 33 anni fa. A poche ore dalla notizia del potenziamento del personale delle forze dell'ordine in città disposto dal Ministero dell'Interno. Nella lotta al terrorismo, alla camorra, per difendere la Napoli da bene e per bene dei cittadini onesti da pochi delinquenti. La battaglia di allora è anche la battaglia di oggi. Anche oggi una città nettamente in ripresa, con tantissimi turisti, tantissima brava gente, tantissima partecipazione, in alcuni momenti vuole essere tenuta in pugno da pochi criminali che vanno sconfitti dallo Stato, vanno sconfitti dalla partecipazione popolare, vanno sconfitti dalle istituzioni locali, dalla cultura, dalla scuola, e noi siamo impegnati in prima linea. Non consentiremo a un gruppuscolo di criminali di interrompere il sogno della rinascita che ha visto napoletani, servitori dello Stato, morire tanti anni fa, e quelle battaglie non devono essere vane. Tra l'altro le forze dell'ordine stanno facendo già un lavoro eccellente, anche loro hanno difficoltà di mezzi, di risorse, quindi noi dobbiamo far sì che l'austerità e la spending review non vada a fiaccare i diritti essenziali dei cittadini, e tra i diritti essenziali anche costituzionali c'è quello della sicurezza. Quindi siccome Napoli è una città in netta ripresa, che sta facendo una battaglia di legalità, di anticamorra e di anticorruzione molto forte, ci voleva un impegno maggiore, sembra che la risposta stia arrivando, ci auguriamo soprattutto più presenze di forze dell'ordine nelle ore serali e nelle ore notturne in tutti i quartieri della nostra città.